inizio al cammino sinodale voluto da Papa Francesco per tutta la Chiesa. Noi abbiamo già cercato il Signore, dobbiamo però continuare il nostro cammino per attuare e per continuare ad ascoltare e discernere quanto lo Spirito continua a chiedere alla nostra Chiesa. La celebrazione del 27° Congresso Eucaristico Nazionale della nostra Chiesa di Matera e Sina, torniamo al gusto del Padre per una Chiesa sinodale, comunione, partecipazione e missione, vedrà impegnata tutta la diocesi e le singole comunità parrocchiali, associazioni, movimenti, aggregazioni cristiane in un intenso cammino di preparazione. La richiesta di questi eventi esige la nostra personale corresponsabilità, ma ancora di più la luce e la grazia dello Spirito Santo che invochiamo nella preghiera. Fratelli e sorelle carissimi, per mezzo del battesimo siamo divenuti partecipi del mistero pasquale del Cristo. Siamo stati sepolti insieme con lui nella morte per risorgere con lui a vita nuova. Ora, all'inizio del cammino sinodale, in comunione con tutte le chiese particolari e con la Chiesa universale, rinnoviamo le promesse del nostro battesimo con le quali un giorno abbiamo rinunciato a stare alle sue opere e ci siamo impegnati a servire fedelmente Dio della Santa Chiesa Cattolica. Rinunciate al peccato per vivere nella libertà di Dio, rinunciate alle seduzioni.
O Padre che dirige e custodisci la tua Chiesa, infondi nei tuoi fedeli uno spirito di intelligenza, di verità e di pace, perché con tutto il cuore conoscano ciò che ti è gradito e lo perseguano con durante le lezioni. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vivrai in un tempo di tanto lo Spirito Santo.
che si liberano e si posarono su ciascuno di loro. E tutti furono formati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Abitavano allora a Gerusalemme giudei osservanti di ogni nazione che esso ha nel cielo. A quel rumore la folla si rannò e rimase turbata, perché ciascuno udiva parlare della propria lingua. Erano stupiti e fuori di sé dalla meraviglia, dicevano: tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? E come mai ciascuno di noi sente parlare della propria lingua nativa? Siamo parti, neri, graditi, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadocia, del Ponte e dell'Asia, della Frigia e della Pamphilia, dell'Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirene, romani e residenti, giudei e proseliti, cretesi e arabi, e gli chiamo a parlare delle nostre lingue delle grandi opere di Dio. Parola di Dio. Sei tanto grande, Signore Dio. Sei tanto grande, Signore Dio. Benedici il Signore anima mia. Sei tanto grande, Signore Dio. Sei il vestito di maestà e di splendore, avvolto di luce come di un mare. Gesù in persona si avvicinò e
camminavo con loro, ma i loro occhi erano impediti a conoscerlo. E lui disse loro: che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino? Si fermarono con volto triste. Uno di loro, di nome Cleopa, gli rispose: sono tu, sei fuori signore a Gerusalemme, non sai ciò che è accaduto in questi giorni? Domandò loro: che cosa? Gli rispose: ciò che riguarda il suo Nazareno, che fu potente in opera e parole davanti a Dio e a tutto il popolo. Come cambi i sacerdoti e le vostre autorità lo hanno segnato per farlo condannare a morte e non a crocifisso. Noi speravamo che vi fosse colui che avrebbe liberato Israele. Con tutto ciò, sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute. Ma alcune donne, delle nostre, ci hanno sconvolti. Si sono recate al mattino alla tomba e non avendo trovato nessuno, sono venuti a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che è figlio di Dio. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avrebbero detto le donne, ma lui non lo hanno visto. Disse loro: storti e venite il cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti. Non bisognava che Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella storia. E cominciando da Osea a tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicino al villaggio, sapevano i retti e gli fece come se dovesse andare con lontano, ma essi insistettero: resta con noi, perché si passiva del giorno. Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro: non arriva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via quando ci spiegava le scritture? Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli 11 e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone. Ed essi narrarono a ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare del pane. Parola del Signore. Carissimi, farò un solo intervento, non due, nemmeno adesso non lo quindi sintetizzo il tutto anche tenendo presente la parola che abbiamo ascoltato. Con il nuovo anno pastorale, come ormai sappiamo tutti, su espressa volontà del Papa Francesco, la Chiesa italiana è stata invitata ad assumere lo stile
parola di vita. Domenica 10 ottobre, il santuario ha aperto il processo sinodale che porterà alla celebrazione al Sinodo Universale dei Vescovi prevista nel 2023. Al termine del convegno ecclesiale della Chiesa italiana, celebrato a Firenze nel 2015, Papa Francesco ci aveva sollecitato a percorrere la via sinodale dell'umanesimo cristiano integrale, inclusivo, aperto a tutti, per far fronte alle nuove sfide del tempo. Invito che come Chiesa locale abbiamo accolto e che ci ha visti impegnati per 3 anni, passando anche attraverso la grossa sfida della pandemia. Tuttavia, come Chiesa di Fratelli Cristina, in comunione con quanto la Chiesa ci indica, diamo inizio ufficialmente al cammino sinodale che arriva appunto provvidenzialmente al termine della celebrazione del nostro sinodo. Ma per noi saremo infatti impegnati ad andare verso il 27° congresso eucaristico nazionale che si celebrerà nella nostra città di Matera dal 22 al 25 settembre 2022. La lettera pastorale che soprattutto a Turin ci sarà consegnata prima della fine di questa solenne liturgia è un primo aiuto concreto a capire e leggere come questi 3 momenti si intrecciano tra di loro e come arrivare a celebrare il congresso. Torniamo al gusto del Padre per una Chiesa sinodale, comunione, partecipazione e missione. La narrazione della Pentecoste che abbiamo ascoltato negli Atti degli Apostoli è un evento che si compie in pochissimo tempo. Quanti erano riuniti nel cenacolo, per la potenza dello Spirito Santo ritrovarono improvvisamente forza, coraggio, soprattutto entusiasmo nell'uscire a parlare con la gente. L'Evangelista Luca ci fa capire come il tempo sia riempito dalla realizzazione delle promesse di Dio, che ancora oggi continua a portare avanti il suo piano di salvezza. Questo evento, in quanto manifestazione dello Spirito Santo, ci dice che il tempo dello Spirito è il tempo di Dio e non dell'uomo. Se dipendesse dall'uomo, egli continuerebbe a rimanere chiuso nel suo corpo, tra quanto nulla. È un evento che scende dall'alto, dal cielo, e come un vento impetuoso, irrompe nel cuore dell'uomo e gli fa spazio per accogliere. Così come lo Spirito Santo è entrato in azione nella prima comunità cristiana a Gerusalemme, altrettanto vuole fare stasera con ognuno di noi e in ognuno di noi. Non più un'alleanza scritta sulla pietra, ma sulla parola che viene fusa nei cuori di tutti. L'anno pastorale che stasera ufficialmente stiamo aprendo deve essere letto soprattutto alla luce di questo lungo e difficile tempo della pandemia. Sono emersi alcuni aspetti di fragilità che ci interpellano seriamente e che hanno svelato l'attuale volto della Chiesa in generale e quindi anche quello della nostra in particolare. Li sintetizzo in questi termini: l'Eucaristia, la carità, i percorsi di inserzione cristiana. L'Eucaristia, ritornare all'ascolto dello Spirito che anche oggi continua a suggerire e parlare. Solo chi è capace di ascoltare e avvertirà l'efficacia. Quando la parola è pregata, meditata, con continuità, si farà strada dentro di noi perché è incarnata dallo Spirito Santo, per ritornare lieto, luce, santa.
e la parola che si fa carne è l'Eucaristia spezzata per tutta l'umanità. I limiti imposti dalla pandemia ci hanno rivelato la quasi totale assenza dei giovani nelle nostre assemblee, ma anche degli adulti, ponendo le talmente di coloro che frequentano superiore ai 50 anni. Papa Francesco, nel discorso da qui a Romagna del 21 dicembre 2019, dopo aver ribadito quanto già disse a Firenze nel 2015, che cioè la nostra non è semplicemente un'epoca di cambiamenti, ma è un cambiamento d'epoca, ha aggiunto: fratelli e sorelle, non siamo nella cristianità, non più. Oggi non siamo più gli unici che producono cultura, né i primi né i più ascoltati. Abbiamo pertanto bisogno di un cambiamento di mentalità pastorale, che non vuol dire passare a una pastorale relativista. Non siamo più in un regime di cristianità, perché la fede, specialmente in Europa, ma pure in gran parte dell'Occidente, non costituisce più un presupposto ovvio del vivere comune, anzi, spesso viene perfino negata, derisa, emarginata e ridicolizzata. Questo è quanto diceva Francesco. Dobbiamo allora necessariamente metterci in ascolto della parola di Dio. Quanto vi dicevo alcuni anni fa, lo ripeto, è davvero finito il tempo di suonare le campane. Ritorniamo a suonare le campane. Per una chiesa in uscita, capace di entrare in dialogo con le famiglie, riportando l'annuncio della parola, del Vangelo, della buona notizia, mostrando il volto di Gesù Cristo che ci vede a sua volta, quello del Padre misericordioso, invitandoci a invocare la potenza dello Spirito Santo per una nuova primavera nella Chiesa. Le modalità e i tempi dipendono da ogni diversa realtà e dalla capacità di saper leggere il proprio territorio. Di certo, gli uffici preposti da lui ci affianceranno, fornendoci sussidi e indicazioni concrete. A breve vi sarà dato un calendario con le diverse iniziative, momenti celebrativi e attuativi comuni a tutti. Dall'ascolto della parola si vorrà tornare al gusto del Padre, dell'Eucaristia, della misericordia, della riconciliazione. Il congresso eucaristico è una grande opportunità affinché come Chiesa incominciamo a fare il cammino sinodale esattamente dopo la celebrazione del sinodo, partendo da quanto è stato messo per iscritto riguardando l'Eucaristia. Nel brano del Vangelo che abbiamo ascoltato, alla fine c'è scritto che Gesù, dopo aver spezzato il pane, sparì dalla loro vista. È interessante notare come l'Evangelista sottolinei che Gesù non sparisce definitivamente, ma solo dalla vista. Questo significa che è sempre presente nella forma sacramentale. I discepoli sono chiamati a fare un passaggio fondamentale dalla vita al cuore, dall'esteriorità alla profondità interiore. È lo stesso cammino che siamo chiamati a fare oggi, riscoprendo la centralità dell'Eucaristia. Secondo aspetto, la carità. Come nel giorno di Pentecoste, anche oggi il linguaggio universale dell'amore è compreso da tutti, capace di creare un'umanità nuova che diventa l'antibabbele e che nasce solo dalla passione dello Spirito. Tale umanità può comunicare perché la legge posta nel cuore diventa fonte di amore e libertà. In questo tempo, allora, di grande emergenza, stiamo intervenendo non solo attraverso forme di assistenza nei confronti di bisogni primari, ma anche promuovendo
anche in questo caso sarà necessario metterci seriamente in ascolto di quanti si trovano in situazioni di povertà materiale, ma anche immateriale, spirituale, fragilità familiare, precarietà del lavoro, che contagia e scoraggia soprattutto i giovani. Ogni povertà ha bisogno di essere ascoltata e accompagnata da coloro che vogliono essere costruttori di un nuovo futuro, meglio ancora da cui raccontava Francesco, artigiani di fraternità, dalla mensa eucaristica a quella quotidiana che si celebra nei luoghi della fede di Anna, spezzando il pane della Madonna. Abbiamo sentito nel Vangelo che i discepoli di Emmaus partirono senza indugio, cioè si alzarono e fecero ritorno a Gerusalemme. I discepoli partecipano sacramentalmente e realmente alla risurrezione di Cristo. Ritornare a Gerusalemme significa ritornare alle sorgenti, alla comunità cristiana. Sicuramente le forme di collaborazione, di connessione anche con chi fuori dalla Chiesa opera e agisce per il bene comune del territorio saranno una sfida da affrontare. Sono davvero tanti i germi di bene diffusi esternamente alla Chiesa. Gesù direbbe: chi non è contro di noi è per noi. Terzo, i percorsi di iniziazione cristiana. Non dimentichiamo mai che, come abbiamo ascoltato negli altri, è sempre lo Spirito Santo che mette in movimento la Chiesa ad essere realmente in missione. Non come quanti erano riuniti nel cenacolo di Gerusalemme, insieme alla Madonna siamo riuniti in questo nuovo cenacolo, la Chiesa madre di tutta l'arcidiocesi di Matera e Messina, per mettere insieme vita e annuncio, preghiera e impegno per Dio, interiorizzazione e testimonianza. Nel messaggio della CEI, che vi ho inviato anche nel giorno scorso, indirizzato ai presbiteri, ai diaconi, alle consacrate e consacrati, tutti gli operatori pastorali, per il cammino sinodale vi è detto: la vicenda della pandemia ha condensato nel cuore di tutti, specialmente nelle persone colpite, di quelle impegnate in prima linea, tante emozioni negative e positive, domande di senso, ferite affettive e relazionali, esperienze di doni offerti e ricevuti. Chi dovrebbe porsi in ascolto profondo se non la Chiesa, che ha oltretutto un nome da dare a questa ricchezza, frutto dello Spirito? San Paolo scrive infatti che il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, ricchezza, dominio di sé. Dovunque maturi questo frutto, al di là delle distinzioni, ma sono gli strumenti spirituali a rivelare il frutto dello Spirito, che si manifesta nei credenti anche sotto forma di senso della fede. Il brano evangelico che abbiamo ascoltato è stato considerato da sempre una catechesi battesimale offerta ai cristiani da poco battezzati durante il periodo della mistagogia, cioè l'introduzione a essere. Se ci pensiamo bene, ci viene rivelato il cammino di fede che ciascuno di noi è chiamato a percorrere in compagnia dello Spirito Santo, ma accompagnando anche i nostri ragazzi. Lo stesso giorno, il primo giorno della settimana, c'è scritto: è il giorno di Pasqua, è il giorno della risurrezione, che dobbiamo riprenderci. Secondo, due discepoli erano in cammino da Gerusalemme verso un villaggio di nome Emmaus. È il cammino sempre che siamo chiamati a fare
passando anche attraverso lo scoraggiamento e la depressione. Terzo, conversando con tutto ciò che era accaduto, tanta delusione e scoraggiamento c'è nel loro cuore. Le loro speranze sono finite nel nulla, la tristezza e l'amarezza hanno preso il sopravvento e la fine dei loro sogni. Quante difficoltà a riprendere l'itinerario dell'iniziazione cristiana, quante paure ancora da vincere, e il tempo in cui il coinvolgimento delle famiglie nelle comunità della fede diventa indispensabile. A meno che non vogliamo continuare ad essere conti in contenitori che distribuiscono sacramenti su richiesta. A mio modesto parere, la sfida delle nostre tradizioni rilette e riproposte come catechesi potrebbero essere un carruaggio per aiutare le famiglie a riscoprire soprattutto il sacramento della maturità cristiana che è l'Eucaristia. C'è scritto, abbiamo sentito, che Gesù si avvicina e camminava con loro nei momenti di sconforto, di tristezza, di delusione. Gesù si avvicina a te e comincia a camminare. Sempre nel messaggio della Chiesa si sottolinea: le nostre chiese in Italia sono coinvolte nel cambiamento epocale. Allora non bastano alcuni ridotti marginali per mettersi in ascolto di ciò che Genendo, lo Spirito, dice alle chiese. Siamo dentro le donne del quarto. È tempo di sottoporre con decisione al discernimento comunitario l'assetto della nostra pastorale, lasciando da parte le tentazioni conservative e restauratrici, e nello spirito della viva tradizione ecclesiale, tutt'altra cosa dagli allestimenti museali, affrontare con decisione il tema della riforma, cioè del recupero di una forma più evangelica, se la riforma è compito continuo della Chiesa. Il tema del congresso eucaristico italiano è scaturito esattamente dalla lettura che ho presentato sulla preparazione del Padre di Matera, che ho ribattezzato Trinitario Cristologico. Molto apprezzato, ha trovato il pieno consenso sia della Commissione Nazionale che nell'ultimo Consiglio Permanente della CEI, dove ho avuto il piacere di relazionare. Nella lettera pastorale, al numero 3, Matera, città del Padre, comunione e conversione ecologica, nelle pagine 22 e 29, ne parlo ampiamente. È compito di tutti noi che ci dichiariamo credenti e frequentiamo assiduamente le nostre comunità parrocchiali, anche attraverso i itinerari di fede, aiutare a ricostruire l'umano che nella luce del Vangelo e in forza della redenzione creata da Cristo fa parte della Chiesa. In parole povere, spetta a noi, se abbiamo trovato il tesoro del Vangelo, mostrarlo concretamente. Questo significa camminare insieme, vivere il Signore, guardare con fiducia e speranza verso il futuro. Lo ricordo nello spensare il Padre. Sono i gesti dell'ultima cena che portano i discepoli a riconoscere il Maestro. I loro occhi si aprono e lo riconoscono. A conclusione del nostro ciclo diocesano, ho dato ufficialmente l'annuncio che il primo momento per attuarlo sarebbe stata la costituzione del nuovo Consiglio Pastorale diocesano. Stasera sarà ufficialmente presentato e composto da 31 membri. Di questi, 6 sono presbiteri, vicario generale, vicario della pastorale, direttore dell'ufficio catechistico e liturgico, segretario del Consiglio Presbiterale, un religioso.
dei laici rappresentativi dell'intero territorio, da sottolineare una bella presenza di giovani. Come ho scritto nella nomina che sarà consegnata a tutti tra gli organismi ecclesiali, nei quali si realizza la sacramentalità della Chiesa, mediante la comunione, la partecipazione, la corresponsabilità dei pastori, dei religiosi e dei laici occupa un posto privilegiato il Consiglio Pastorale. In esso l'intera comunità è rappresentata nell'unità della fede e della verità dei grazie, doni e misteri, non per un semplice fatto di delega, né per una mera istanza organizzativa, bensì per l'esercizio organico di ecclesialità che si compie attraverso la mediazione, il discernimento e la decisione. Il Consiglio Pastorale di Cesano, dice il codice di diritto canonico, è l'organismo consultivo dell'accesso, espressivo di tutti i fedeli, chiamato a offrire conclusioni operative su quanto riguarda le attività pastorali della diocesi. Attese le circostanze, ho ritenuto porre alcune modifiche alla composizione del Consiglio, che è così costituito resterà in carica dalla data del presente decreto al 31 ottobre 2026. Sarà compito del Consiglio Pastorale di Cesano durante quest'anno, in preparazione al Congresso Eucaristico Nazionale, fare in modo che le comunità parrocchiali, in stretta collaborazione dei parroci, dei presbiteri, degli altri religiosi e religiose, vivano i diversi momenti che gli uffici indicheranno, lasciando ad ogni singola parrocchia la libertà di inserire altri appuntamenti significativi. Concludo con le parole della CESE, carta della Lettera Nazionale. Non sappiamo dove vi condurrà questo cammino sinodale. Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai da dove viene e dove va. Così è chiunque è nato dallo Spirito. Sappiamo però quanto ci basta per partire, se ci lasceremo condurre umilmente dal Signore risorto, a poco a poco rinunceremo alle nostre singole vedute e rivendicazioni e convergeremo verso ciò che lo Spirito dice alle Chiese. Affido il percorso sinodale, l'anno di preparazione al Congresso Eucaristico Nazionale, alla Madonna della Luna, invocando sulla nostra Chiesa di Matera la protezione dei santi Eustachio e Eufemio, Giovanni della Matera e Giovanni Paolo II, il 16 ottobre del 1978, anche questo mattino di coscienza, perché non ci avevo pensato, alle 18:45 ci fu l'annuncio che era stata rinnovata dopo la fumata bianca del 18:18. E allora, cari fratelli, cari sorelle, buon cammino a tutti quanti.
E ora rivolgiamoci fiduciosi al Signore, confidiamo nel suo amore, nel suo essere padre, nel suo essere incarnato, nell'essere venuto in mezzo a noi per opera dello Spirito Santo. Per la Chiesa, perché possiamo camminare come compagni, l'uno accanto all'altro, sulla stessa strada. Preghiamo. Thank you.
questa ripresa del cammino pastorale e seminale, sotto lo sguardo di tenerezza di Maria, la Madonna della Cruna, in sintonia con tutta la Chiesa, popolo di Dio in cammino, in obbedienza alla voce dello Spirito e della solerte sollecitudine di Papa Francesco, rendici attenti e disponibili all'ascolto della parola e all'ascolto dei poveri e del grido della terra. Rendici capaci di discernimento e donaci il coraggio di intraprendere come strada, perché la gioia del Vangelo raggiunga quanti abitano la nostra terra. Per Cristo nostro Signore. Marco Vicenti,
piano e serve di più. Nico Paolano, Susi Maria, Nicole Rode, Maria di Santa Maria, Franco Mazzano, Silvio Romanio, sia loro, ma sia anche il gruppo.
del confesso, ecco, riceveranno quelli che sono le indicazioni, perché non possono chiedere un certo. Abbiamo bisogno di tutti quanti di collaborare, abbiamo bisogno di dire da adesso come nessuno di noi potrà dire di non essere stato coinvolto, perché c'è bisogno che tutti ci spendiamo e che tutti lavoriamo, ma soprattutto che tutti ci mettiamo in preghiera e in adorazione davanti al Santissimo, così come vi sarà detto e così come nella lettera è riportato nella parte finale delle alcune cose che tutti quanti come Chiesa siamo chiamati a fare. Ecco, adesso invoco la benedizione del Signore su tutti e torneremo con questa forza, con questo fuoco dello Spirito, sicuramente stasera scendendo su di noi, ha messo nel nostro animo, nella nostra mente, sapendo che siamo, non saremo noi a cambiare la Chiesa e il percorso della Chiesa, ma è sempre lo Spirito Santo. Noi dobbiamo essere in obbedienza a quello che la voce dello Spirito ci suggerisce e ci invita a fare. L'altare è preso la porta di uscita, trovate infatti gli etere, potete prendere per voi, per le vostre comunità dove sono ancora arrivate. E chi desidera prendere copia dei comunicati del sito, sono qui presso la sacrestia. Il Signore sia con voi. Figlio e Spirito Santo. Amen. Gloria a Dio.